Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, prima di lanciarci nel fulcro di questo video, però devo assolutamente ringraziarvi perché abbiamo raggiunto i 2000 iscritti all'inizio di questa settimana. Abbiamo raddoppiato i numeri davvero di tutto, i numeri di visualizzazioni, il numero di membri del canale Telegram che ho lanciato appunto il mese scorso e che trovate comunque sempre il link per raggiungerci in descrizione, e insomma questo mi dà solo più carica per continuare a fare ancora più video, sempre meglio, e so per certo che anche le mie ultime live che ho iniziato a fare piacciono particolarmente, quindi ragazzi davvero dal profondo del mio cuore grazie mille e ci vediamo chiaramente quando raggiungiamo i 3000 iscritti. Ringraziamenti a parte, però iniziamo con il tema hot del momento, ovvero quali sono effettivamente i prodotti, le collezioni più interessanti da acquistare? Beh ragazzi, questo è un video che secondo me potrà aiutare molti, anche perché lo vedo appunto anche sul canale Telegram. Spesso arrivano queste foto di scaffali pieni zeppi di prodotti, collezioni, bustine, deck tematici, Pokémon, accompagnati dalla solita domanda del cosa conviene, cosa compro? E beh ragazzi, ci sono effettivamente alcune collezioni, alcuni prodotti che sono effettivamente molto 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 più convenienti di tanti altri, perché magari hanno una promo che costa molto e quindi tutti i pacchetti sono solo un di più, o perché, non lo so, può essere un prodotto che comunque nel tempo tenderà a salire di prezzo. Beh, io direi che adesso ci lanciamo subito in alcuni prodotti che ho selezionato e che, insomma, se dovete farvi un regalo a Natale 2020, potrebbero, insomma, questi prodotti potrebbero essere assolutamente degli ottimi acquisti sotto ogni punto di vista. Allora, questi primi due prodotti li metto assieme perché veramente ne abbiamo parlato fino allo sfinimento. Però, in ogni caso, io devo assolutamente menzionarli come al solito. Sto parlando appunto delle tin di Destino Sfuggente che ultimamente si sentono voci di redistribuzioni alle edicole. Io personalmente non ho vista neanche una, però sembra che ci siano delle nuove tin di Destino Sfuggente ancora disponibili e trovabili in giro intorno ai 30 euro. E poi chiaramente accanto ci metto anche le mini collezioni di Leggende Iridescenti. Questi sono due pezzi che trovate in edicola, che siete molto fortunati se li trovate in edicola e che dovete assolutamente acquistare. Le mini collezioni chiaramente costano 10 euro, 9,90, le tin costano 29,90 e ragazzi, questi sono gli unici prodotti di questo video che vi consiglierei di acquistare per tenere assolutamente chiusi e non spacchettare, perché ragazzi, queste sono prodotti che nel tempo, a meno chiaramente che non crolli tutto il mercato Pokémon, tendenzialmente saliranno, perché sono dei set ricercatissimi, che più ricercati di così non si può. E poi, ovviamente, ci tocca assolutamente menzionare il Collector's Chest dell'autunno 2019 che ho proprio qui, che probabilmente non si vede, ma sicuramente farò apparire anche un'immagine a video. Beh ragazzi, questo chest, questo cofanetto, lo potete trovare, è difficilissimo da trovare ultimamente e per buona ragione appunto, perché all'interno contiene il Mewtwo corazzato che, beh, attualmente costa circa 35 euro. C'è anche un Charizard promozionale che sta salendo davvero tantissimo di prezzo e vabbè, poi c'è anche un Pikachu promozionale che per ora, insomma, non ha tutto questo gran valore. La cosa importante da sapere è che tecnicamente questo è possibile ancora trovarlo
non in edicola, in alcuni negozi specializzati o grandi magazzini, supermercati, al prezzo di 29,90, oppure ho visto anche in altri casi 34,90. E in ogni caso, ovviamente, se pensate solo che le due carte promozionali che ho citato prima superano di gran lunga il valore del prezzo di questo chest, capite subito che i pacchetti, che tra l'altro è possibile anche trovare un pacchetto di evoluzioni che solo quello costa tra i 10, 12 e forse addirittura i 13 euro ultimamente, capite che i pacchetti qua dentro sono praticamente regalati. Ed è per questo, ovviamente, che è un prodotto che sta salendo incredibilmente di prezzo. Ancora di più la versione inglese, ma anche l'italiana sta salendo molto molto di prezzo. Questo è ottimo per aprire e ovviamente per spacchettare pacchetti a gratis, però potrebbe essere anche un ottimo prodotto da tenere chiuso per un apprezzamento futuro. Altra collezione di cui sono un fan sfegatato è la collezione di Reshiram e Charizard GX. Questa collezione è pazzesca perché, come potete vedere qui c'è una statuina di Reshiram e Charizard che è bellissima. Qua sotto abbiamo una promozionale altrettanto bella e poi ce l'abbiamo anche nella versione Jumbo. Come nel caso del Collector's Chest, i prodotti che troviamo sfusi all'interno di questa collezione valgono praticamente tanto quanto la collezione stessa. Questa collezione, il prezzo vero di questa collezione dovrebbe essere 39,90, ma con la politica di smaltimento dei prodotti molto aggressiva che alcuni supermercati e catene rinomate fanno, è facilissimo trovarla anche intorno ai 34,90, se non addirittura, come nel mio caso, come nel caso di questa specifica, a 29,90. E beh, come vi ho detto appunto, il prezzo delle cose sfuse, quindi delle due carte e della statuina, arriva sui 30-35 euro, questo significa che i quattro pacchetti che troviamo all'interno sono anche in questo caso praticamente gratuiti. Ci sono due pacchetti di sintonia mentale, un pacchetto di gioco di squadra e un pacchetto di ombre infuocate. Gioco di squadra e ombre infuocate sono dei set pazzeschi. Ombre infuocate, ovviamente, se apri ombre infuocate hai la probabilità, la possibilità di trovare il Charizard GX Hyper che ha fatto impazzire tutti noi in tutta l'era Sole e Luna, e se apri gioco di squadra ci sono tantissime carte, sia di valore ma anche proprio belle a livello collezionistico. Quindi, anche questa collezione da comprare senza problemi anche a prezzo pieno, ma se la vedete scontata sui 34,90 o addirittura i 29,90, anche questo è un regalo che dovete assolutamente farvi. Penultima collezione del video, e purtroppo non ho nulla da farvi vedere perché mi sono semplicemente dimenticato di prenderle, ma ne aprirò un paio in live la prossima settimana. Beh, sto parlando della collezione dei Pokémon Starter di Spada e Scudo. La collezione con la carta che, diciamo, vi ho consigliato come investimento la settimana scorsa. Il Pikachu con gli starter dietro davvero è troppo, troppo, troppo bello. E beh, ragazzi, allora, anche in questo caso, la collezione, il prezzo vero della collezione dovrebbe essere, da quello che ho capito, 32. Ma, onestamente, anche parlando con i ragazzi di Telegram, nei supermercati e in tutte le catene molto ampie che portano Pokémon, questa collezione è facilissimo da trovarla anche a 25 euro. E per 25 euro, considerato che solo la promozionale ormai sta vendendo intorno ai 20 euro su eBay, beh, praticamente hai anche in questo caso i pacchetti all'interno gratuiti. C'è da dire che c'è anche una bellissima statuina degli starter che
ora come ora non vende, non ha un valore economico, però non si sa mai, magari nel futuro questa collezione diventerà ancor più un ottimo acquisto. Sfortunatamente questa è l'unica finora che vi direi di prendere per spacchettare, perché purtroppo, a parte una bustina di gioco di squadra, le altre tre bustine non sono ottime da preservare, diciamo così. Due purtroppo sono di Fragore Ribelle, che è forse uno dei set peggiori o più svalutati comunque degli ultimi 2 anni. E poi c'è Sintonia Mentale che sì, ha delle belle carte, ma non tanto quanto molti altri set dell'era finale di Sole e Luna. Comunque, se la trovate a intorno ai 25, è un ottimo acquisto. E se volete, questo ve l'avevo già detto, se la promozionale di Pikachu esce che è in ottimo stato, un'ottima mossa potrebbe addirittura essere quella di mandarla a BGS per la gradazione, per massimizzare davvero il guadagno che potreste fare da questo tipo di collezione. Se no, in ogni caso, la carta è bellissima e si può benissimo tenere nel vostro album. Ultimissimo prodotto che mi sento di consigliarvi è la collezione di Tsarina GX. Che cos'è questa collezione? Beh, è una collezione che è uscita circa 3 anni fa, intorno all'uscita di Ombre Infuocate, e beh, i pack che trovate all'interno sono 4 pack e sono assurdi. Per un costo di 20 euro riuscite a portarvi a casa due buste di Ombre Infuocate e una busta di Evoluzioni. Evoluzioni, sappiamo benissimo, costa intorno ai 12 euro, Ombre Infuocate iniziano a essere difficili da reperire e comunque sono ottimi da aprire per cercare il Charizard GX Hyper, ma anche buoni per ormai tenere chiusi come una sorta di investimento. La quarta busta è di Guardiani Nascenti che, vabbè, insomma, dovevano mettercela là dentro, però ragazzi, per un investimento di 20 euro, riuscire a trovare due pack di Ombre Infuocate e uno di Evoluzioni che quasi quasi ripaga i 20 euro che pagate, questa collezione è incredibilmente buona da acquistare. Molto molto difficile da trovare, per esempio io che sono in Veneto non l'ho mai vista, ultimamente non l'ho mai vista, però sul canale Telegram ci sono sempre più persone che la trovano e ovviamente la acquistano per 20 euro. Detto questo, ragazzi, se siete rimasti con me fino alla fine di questo video, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da Make a Wish anche questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!